tra altri versi, un'idea di Dario Albertini. È una puntata magica, pennellata di curiosità, quello sempre, ma anche di esoterismo, addirittura, sì, la sesta della terza stagione di Per altri versi nell'estate 2023, e il benvenuti o il bentornati vi arrivi da Dario Albertini. Dario Albertini che vi ricorda che trovate tutte le puntate sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. Un episodio sicuramente molto curioso e scoprirete a breve il perché. Sapete che Per altri versi non si chiama così a caso. Parliamo di altri poeti, parliamo di altri modi e altre ispirazioni che poi diventano composizioni poetiche, e parliamo di settimana in settimana, con una rigorosa alternanza, di poeti e poetesse di chiara fama, altri e altre semplicemente di fama, e altri sconosciuti, di cui tantissimi emergenti. Lo abbiamo fatto nella puntata precedente e torneremo a farlo anche nella prossima. Questo episodio ha un altro motivo di curiosità, perché mi dà lo spunto per creare un ponte con un'altra delle nostre trasmissioni, che è Galassie, sfumature di fantascienza con la nostra, ma soprattutto vostra, Barbara Marchand. E fra poco scoprirete il perché. Oggi andiamo indietro nel tempo. Sì, andiamo agli inizi del 600. Ah, e la domanda sorge spontanea: quale nesso potrà mai esserci fra un fatto accaduto agli inizi del 600 e la fantascienza che viene raccontata ogni settimana da Barbara Marchand? Il nesso c'è. Cos'è successo nel 1621 nel Galles, a Three Tower Court? Sono nati due gemelli, Henry Vaughan e Thomas Vaughan. E fin qui non ci sarebbe assolutamente nulla di particolare, ma andiamo a scoprire cosa hanno avuto di particolare questi due gemelli, Henry e Thomas Vaughan. Allora, dicevo, sono gallesi, vengono da una famiglia di prestigio, una famiglia di grande lignaggio, e si sono incamminati lungo due percorsi, entrambi artistici, se vogliamo, diversi. Uno sicuramente ispirato alla letteratura e alla poesia, e l'altro all'alchimia. Infatti, il fratello di Henry Vaughan, partiamo da lui, è stato un esponente rosacrociano dedito all'occultismo. Ma la sua spiritualità non sarebbe stata estranea, anzi, al contrario, avrebbe avuto un impatto significativo sulla poetica di suo fratello Henry. E veniamo proprio a Henry Vaughan. Influenzato da George Herbert, divenne un poeta metafisico. Le sue opere, incentrate sulla solitaria comunione con la natura e i ricordi dell'infanzia, anticipano addirittura il lavoro di Wordsworth. Tra i suoi testi più importanti troviamo Poems del 1646, Silex Scintillans del 1650, Olor Iscanus dell'anno successivo, The Mount of Olives del 1652, Flores Solitudinis del 1654 e Thalia Rediviva del 1678. Da dove viene e dove va Henry Vaughan? Beh, attraverso la poesia religiosa, vi ho citato delle opere dal titolo in latino,
desidera avvicinarsi alla verità, al vero, che separa il nostro tempo mortale dall'eternità e quindi l'uomo da Dio. Vaughan vede la natura in modo peculiare, non solo come un simbolo cristiano, ma come un insieme di creature che mantengono ancora un autentico contatto con la spiritualità. Perché? Perché sono rimaste primitive e non sono state deviate dal mondo. Mondo che è anche il titolo di una composizione breve, la prima delle due che vi propongo in questa puntata nella traduzione di Cristina Campo. E dice così: vidi l'eternità l'altra notte, grande anello di pura, eterna luce, calma quanto era fulgida, e in cerchio sotto il tempo, in ore, giorni, anni, sospinto dalle sfere come una grande ombra si muoveva, ed il mondo, con tutto il suo corteggio, v'era scagliato dentro. Ho parlato di spiritualità, ma spiritualità non estranea, non lontana invece da una vocazione scientifica di Henry Vaughan, che si è dedicato agli studi medici, quando invece suo fratello Thomas, lo dicevo prima, all'esoterismo, ha praticato la cabala, ha condotto esperimenti alchemici insieme a sua moglie Rebecca. Le strade dei due fratelli, evidentemente divergenti, ma mostrano come Henry abbia utilizzato la poesia come strumento per creare un'atmosfera spirituale, mentre Thomas era più interessato a ripetere i processi di Dio attraverso l'alchimia, come dire: voglio trovare una spiegazione scientifica al grande disegno della creazione. Un tema che sappiamo bene aver affascinato tutta la storia della scienza, no? La ricerca del razionale che dia una spiegazione a ciò che non appare assolutamente esserlo, perché riconducibile esclusivamente alla fede. Henry Vaughan è considerato uno dei metaphysical poets, insieme a John Donne, George Herbert, Richard Crashaw e Andrew Marvell, poeti la cui arte, le cui composizioni si caratterizzano per le allusioni, per le inquietudini retoriche, i balzi, c'è un linguaggio spesso iperbolico, al quale non sono estranee veramente delle vere e proprie acrobazie linguistiche. E adesso vi leggo la seconda composizione, ancora nella traduzione di Cristina Campo, e si intitola Amore e disciplina. In una terra non ancora sterile, perché tu distilli la tua grazia, è caduto il mio fato. Tu sia benedetto! Folgoranti gelate uccidono la gramigna che mi funesta. Con abilità hai conficcato il tuo seme. Benedetta la rugiada, benedetto il gelo, gioisco nell'essere crocifisso e guarito dalla croce per tuo favore. La rugiada rallega gli afflitti, il gelo rammenda il malato. Comunque tu operi il meglio. Così, mentre la tua misericordia trama e opera su di me, ora con il gelo, ora con il caldo, il lavoro procede e non si placa. La tua mano governa il tempo e io cresco tra gioia e pianto
l'anno ha orecchie sempreverdi. Riflettete, ci ritrovate, quello che dicevo, spiritualità da un lato, richiamo alla scienza dall'altro, il riferimento con i fenomeni della natura, il gelo, il ghiaccio da un lato, la rugiada dall'altra, insomma, affascinante. E adesso però ho una promessa da mantenere, eh sì, perché cosa c'entra la poesia di Harry Vaughan con la fantascienza di cui Barbara Machin vi propone pregevoli pagine su Caffè Italia? Ebbè, c'entra, perché a Galassie, sfumature di fantascienza, vi stiamo raccontando nell'estate 2023 la storia umana e letteraria di un capostipite del genere fantascientifico. Andavo fra le stelle già da solo e ho inciampato. Di chi parlo? Parlo di Philip K. Dick, o come dice Barbara, Philip K. Dick, che amava il poeta gallese metafisico Henry Vaughan. E dire che alcuni pensavano che preferisse suo fratello Thomas, il mistico alchimista. Invece no. È stato Henry Vaughan che Dick ha considerato una figura chiave tra le sue ispirazioni. Pensate che in un'intervista al Daily Telegraph del 1974 Dick ha detto: «Sono sempre stato molto influenzato dai poeti metafisici del XVII secolo come Donne, ma soprattutto Henry Vaughan, ispirato al punto che Dick, nel suo ultimo romanzo pubblicato, parliamo di un romanzo uscito nel 1982, La trasmigrazione di Timothy Archer, ha incluso una strofa di Amici partiti, poema di Henry Vaughan. Una citazione breve, dice: «Sia che disperda queste nebbie che macchiano e riempiono la mia prospettiva ancora mentre passano, oppure portami via da qui su quella collina dove non avrò bisogno di vetro». Ecco il ponte fra la fantascienza di cui vi parla Barbara Marchand, in particolare della storia letteraria artistica di Philip K. Dick o Philip K. Dick, è il protagonista di questo sesto episodio di Per altri versi, terza stagione, estate 2023. Vi ho parlato di Henry Vaughan e anche di suo fratello Thomas, diciamo in qualche modo una sorta di gatto e la volpe, che strizzandosi l'occhio l'uno con l'altro hanno influenzato la poesia degli anni a venire, l'uno con la spiritualità, l'altro con il gusto per la ricerca e l'alchimia, e hanno ispirato anche il nostro caro Philip K. Dick. Dario Albertini ha condotto questa puntata di Per altri versi su Caffè Italia. Le trovate tutte sul podcast e sul canale YouTube. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, perché anche in versi da queste parti ci piace tantissimo raccontarvi storie.